Parco Ventura Punto Urbano si connota per avere una distanza dal centro storico di poche centinaia di metri, quindi facilmente raggiungibile con tutti i mezzi e anche in bicicletta. Il parco avrà tecnologia all'avanguardia di sicurezza, quindi sistemi di sicurezza intelligenti, 15 percorsi avventura, percorsi inclusivi anche per ragazzi, adulti, bambini con disabilità. E un'area ricettiva, quindi con snack bar, la possibilità anche di, ovviamente per avventure che non arrampicano, non fanno attività, di poter entrare gratuitamente e rilassarsi nel bosco godendosi la giornata anche senza fare attività fisica. La nostra azienda già da 15 anni si occupa di questo, adesso va molto di moda, quindi no, turismo ecosostenibile, chilometro zero e il Parco Ventura sarà, oltre che un importante presidio turistico per Pesaro, quindi attrarrà avventuri anche dalle zone limitrofe, un punto di incontro e un punto dove le famiglie potranno socializzare e far divertire i ragazzi in modo facile. Abbiamo percorsi anche nuovi di psicomotricità per bambini dai 2 ai 4 anni e poi già dai 4-5 anni si potrà andare in quota, fra virgolette, quindi fare proprio l'attività di Tarzaning e con varie sfumature, vari livelli di difficoltà, dal facilissimo al difficilissimo, con anche 2-3 nuovi brevetti dalla nostra ditta, quindi giochi molto molto particolari di cui al momento non sveliamo troppo però. Costi molto agevolati per i residenti, per le persone del posto che potranno fare l'abbonamento stagionale annuale con una cifra molto bassa, una trentina di euro per fare ingressi illimitati tutta la stagione e poi costi che vanno dai 9 euro per il baby ai 24 euro per l'estremo, quindi comunque costi che poi fra l'altro non sono soggetti ad aumenti improvvisi dovuti alla materia prima e all'energia, perché l'energia sono le calorie bruciate in quota dai nostri clienti. Siamo orgogliosi, era un'iniziativa che stavamo provando a portare avanti da diverso tempo come amministrazione comunale, poi grazie alla disponibilità di un'area privata e alla lungimiranza della San Marino Adventure, Pesaro avrà questo bel parco avventura. Marzo 2023, siamo nell'area nel quartiere di Villa San Martino, di fronte Casa VL, di fianco alla scuola primaria Don Bosco, quindi veramente un parco nel cuore della città, in un luogo che è sempre più città dello sport, perché sono tanti gli impianti sportivi che offre, diciamo, quel quartiere, quella zona, una vera cittadella dello sport, ma anche un luogo che ha tanti servizi educativi, quindi penso che sarà una bella cosa per la città di Pesaro, per i cittadini, e poter vivere all'aria aperta, sfruttare gli alberi e sfruttare quelle che sono le bellezze della natura.